Ciao belli, ciao belle, la cici, ciao, ciao, ciao. Allora, innanzitutto ho gli occhiali super gola con il nostro Mulak sulle labbra che mi ha regalato adesso Pascal, no, come si chiama? Ha un nome stranissimo. Una ragazza me l'ha inviato oggi, questa pazza. C'ho anche la sua letterina che me la sono letta adesso, si chiama... Praial, un nome bellissimo e ringrazio con tutto il cuore e con tutta la vita Ugo. Aia, allora io sono tornata adesso dal lavoro, sto portando fuori Pancrazziotto perché questo lip è una favola, è un colore pazzesco. Io comunque quello lì che ho preso da eBay, che è praticamente un dupe identico, soltanto non mi dura un cazzo, e questo invece è bellissimo. C'ho sulle mani finalmente il top coat della Essence che ho trovato ieri. C'ho da farvi un haul e poi ve lo farò, ma adesso che ho cominciato a lavorare, anche stamani ho fatto 5 ore, alle 6 rientro, l'ho spezzato, è una tragedia, è un orario che ho sempre odiato, però ragazzi, sono contenta, non ho smesso un giorno di lavorare, cioè so troppo forte. Allora, com'è andata la giornata? Bene, stanotte ho dormito praticamente pochissimo perché il babbo c'ha una tosse incredibile, quindi fra bestemmie e tosse. Io vi vorrei far vedere il trucco che ho da stamattina alle 10:30, non mi si è mosso di qua. Allora, naturalmente sul video vedrete il trucco migliore, un po' più migliorato, ma vi posso garantire che immobile, intatto, perché c'ho il Lancome. Ragazze, non c'è niente da fare, le palette, i lip, ok, mascara, mai fondotinta, cioè non ci ho neanche spruzzato il Glam Glow ed è qua, quindi lo sto finendo a manette, comunque ora andando al lavoro me lo metterò. Ora, diciamo, sono le 3, ho fatto 5 ore, loro sono delle persone molto alla mano, il ristorante è una figata perché comunque fanno da mangiare tutti i giorni loro, fanno tutto loro ed è molto bella questa cosa, mi piace. C'è un bello spirito di squadra, c'è un ragazzo giovane che lavora lì da 3 anni e la cosa che mi piace di più è che cercano qualcuno di fisso, quindi potrebbe essere finalmente una cazzo di stabilità che sto cercando, anche se non è il lavoro della mia vita e che comunque ho cercato per tutta la vita. Adesso mi serve un po' di stabilità sia per me mentalmente, poi vicino a casa mi piace avere rapporto con le persone, socialmente mi piace e quindi sono strafelice e ho la base perfetta, quindi sono doppiamente felice. C'ho Mulak, sono doppiamente felice, non so come si chiama perché non ci ho guardato. Cosa dirvi? Sto da Dio e sono felice. Alin sta lavorando, anche lui prende una balla di soldi, sto disgraziato. Ha cominciato a fare l'elettricista, sono contentissima per lui, aveva proprio bisogno di un lavoro anche lui stabile, perché comunque va bene così, insomma, ok, va benissimo. E niente bimbe, vi volevo provare a fare il vlog del primo giorno di lavoro. Stamani purtroppo non sono riuscita a fare granché perché ho detto il babbo stanotte è stato male, quindi stamattina si è fatto le corse preciso, anche se loro sono arrivati 5 minuti dopo, ma poi sono stata al telefono con l'amica mia e quindi non sono riuscita a vloggare niente. Ora vloggo e guardo se riesco a vloggarvi un pezzo anche dopo. Quindi ora dopo 5 ore di lavoro va tutto bene, tutto a posto, ho portato fuori Pancri e ora me ne vado in casa, spacchetto un altro pacchetto che mi ha mandato Giulia Maffei, che io ucciderò prima o poi. Giulia, sei una pazza scatenata, quante volte ti ho detto di non mandarmi più niente. E Praial, a parte che sto per morire, a parte che Praial è un nome bellissimo, mi dovete dire da dove viene, penso sia indiano, roba così, ma favoloso il nome Praial. E anche lei mi fa sentire in debito perché guarda qua che mi ha regalato, mi conosce troppo bene. Allora, ieri ho preso, come vi ho detto su Instagram, Ugo fammi prendere le sigarette, ho preso un po' di robina della Makeup Revolution e ci ho fatto un ordine sul sito da 47 euro, mi sono comprata un po' di cosette, sto aspettando, mi sono comprata le New Rock, sono arrivate e sono fantastiche, pagate una miseria, pagate 80 euro, sono 9, tenute benissimo, da 9 costano 250 euro. Oggi c'avevo la camicia lunga bianca e ho queste scarpe che sono mostruose,
però lui voleva le scarpe scure. E oggi è una bellissima giornata, caldissima, quindi se ne vuole più, perché la mattina che esci presto è freddo, porca troia, e invece la sera, durante il giorno è caldissima, la sera di nuovo si brucia di freddo. Non si può bruciare di freddo. Ho dei capelli indecenti, mi ero messo le mollettine e ora basta, porto lui a fare 200 metri e poi vado in casa, mi riposo, perché fra neanche 2 ore devo rientrare al lavoro. Odio lo spezzato, è per questo che io non ho mai fatto la cameriera. Mi piace come lavoro, perché comunque ti muovi, mi piace l'interazione con le persone, mi piace molto. Però l'orario spezzato, quindi andare al lavoro la mattina e poi ritornarci la sera, è la cosa che mi ha sempre un po' messo così, però va bene adesso. A parte che i tatuaggi non importa, comunque so io che mi sono tenuta giù le maniche, pensate un po', e ora non avete idea di cosa, a parte ho mille idee in mente, però no, non sto a dirvi, perché tanto vi dico mille tatuaggi e poi non li faccio, o comunque le farò in talmente tanto tempo. Vorrei sfatare un mito che tutte dite: Cami, non farti la lingua biforcuta perché si vede quando parli. No ragazze, io ho un'amica con la lingua biforcuta e vi posso garantire che se la lingua biforcuta, a parte non me la vedete nemmeno adesso che parlo la lingua, se la lingua non la tirate fuori non si vede. Quindi voglio sfatare questo mito che se non la fate vedere la lingua biforcuta non si vede. Ok, allora adesso io e Pancri ce ne andiamo in casa e niente, ci riposiamo un po'. Voglio andare a vedere il pacchetto di Giulia perché non l'ho ancora aperto, e comunque sto aspettando un botto di pacchetti di AliExpress che non mi arrivano. Ho visto gente che dice comunque la roba arriva un pochino prima rispetto al mese, il mese e mezzo, e a me non mi arrivano. A questo punto sarà già più di un mese che ho preso diversa roba su AliExpress, non ho preso niente da Wish. Ugo c'ha la diarrea, tanto per cambiare. Sto cane ce l'ha sempre, no, non ce l'ha sempre, però se qualche volta si lasciano i crocchi del gatto, lui si allunga sui crocchi del gatto. Questo lip fa panico, paura, gente, fa panico, cazzo. Va bene, allora, cazzo, è caldo, mi dovrò fare, penso, un'altra doccia prima di andare al lavoro. E Ugo, passa da qua dalla pianta, su, qui dalla pianta. Ugo, accidenta la maiala Eva. Oh mio, guarda, lo uccido sto cane quando fa così. Che ti ci vuole a fare il giro della pianta? Su, qui, bravo. Dai, vi saluto perché adesso me ne vado in casa, mi riposo. Ugo, basta un po', vado a casa, mi riposo e vediamo se riesco a farvi un pezzettino, ok? Vi faccio il vlog del primo giorno. Quindi ripeto, che tutti quelli che dicono non c'è lavoro è una fesseria, il lavoro c'è, dovete aver voglia di lavorare. Ora vi racconto questa e poi stacco. Questo ragazzo mi fa, è venuta una colombiana al lavoro qui, la mattina si arriva alle 10:30 e si fa le pulizie al bagno, nella sala, si sistema. Ha detto questo, ha fatto, ha spazzato la sala e poi ha smesso, gli ha detto guarda questa sala è troppo grande, io sono già stanca, non ce la faccio. E il capo gli ha detto va bene, guarda cara, vai pure via. Cioè, avete idea di cosa vuol dire questo? Questo vuol dire non aver voglia di lavorare. Quindi non tiriamo fuori porcate che il lavoro non c'è, ragazzi, il lavoro c'è, basta aver voglia di lavorare. Ma purtroppo tanta gente gli piace stare a casa senza fare niente, e non è proprio così, non funziona proprio così. Allora, io e il mio lip troppo bello, che io ti giuro, vi giuro, lo amo troppo alla follia, è un colore spaziale. Io vi mando un bacio gigante e ci vediamo fra un po', ci vediamo dopo quando vado a lavoro. Primo giorno di lavoro. E comunque io sono diventata iperattiva, cioè avete visto, ci sono quei bambini iperattivi che comunque gli danno le pasticche, no? Io penso di essere iperattiva. Cioè, anche lui me l'ha detto, mi ha detto ma non ti fermi un attimo. Cioè, allora, il ragazzino, no ragazzino, a parte 1,80 m, 1,90 m, quindi ragazzino un cazzo, il cameriere mi fa, ma sei brava perché non ti fermi un attimo. Mentre il capo occia mi ha detto appunto di non stare mai senza fare niente, ho preso il telefono in mano un paio di volte, quindi niente, lo devo mettere in borsa e non prenderlo più.
Però mi rendo conto, ecco, di avere, di essere iperattiva, raga. E ultimamente riesco anche a dormire un po' di più. Mi faccio una camomilla la sera e riesco a dormire un po' di più, perché veramente mi stavo svegliando tante di quelle ore a fila che per andare anche a pisciare, niente di che. Però poi fumo e non mi rimetto a letto. Fumo una cicca e poi mi rimetto a letto. Quindi questo non va bene, perché la cosa principale è avere un sonno regolare. Il nostro Ugo da dietro alle mosche e le mangia. Quindi io vi mando un bacio, io e il mio Lip fantastico, spettacolare. Andiamo Ugo, forza, andiamo, e ci vediamo dopo. Allora, io mi sono messa appena a letto e mi sono riposata, e ho mangiato, il tempo di portare fuori Ugo e riposarmi ne ha un po' tempo, insomma. Il brutto, cos'è? Cosa fa sto telefono? Oh. Il brutto dello staccato è proprio questo, a me che mi fa impazzire. È un orariaccio. È brutto, insomma, arrivare a casa e poi ripartire. Comunque ora vediamo, dai. Fino a domenica sono in prova, poi ci sta anche che nemmeno io gli vado bene, che ne so. Vediamo. Perché comunque anche lo stipendio poi non è così rispetto alle ore che faccio, che sono parecchie. Lo stipendio è una miseria, eh. Comunque dai, vediamo ora fino a domenica quello che succede. Allora ora mi fo un caffè, Ugo vorrebbe andare fuori perché c'è Hanini. Ci sono Hanini, ma io ora fuori Ugo non ti ci porto perché ce l'ho già portato. Si dà la pappa alla micia e si fa un po' di caffè. Allora, mi sono riposata un'oretta con questi capelli orribili e ora si riparte. E niente, questa cosa dell'orario staccato mi ci devo abituare, perché non sono abituata e preferisco alzarmi la mattina alle 5 che fa l'orario staccato. È un'abitudine che non ho. Il trucco c'è, raga, potete capire. Io mi sono pure addormentata. Ho sdraiato il viso sul cuscino del divano, c'ho ancora il viso completamente intatto, mi sono soltanto rifatta un pochino il contouring e via, e è rimasta intatta, la base è rimasta totalmente intatta. Questo Lancome è fantastico, quindi non lo dirò mai più che un fondotinta così è il top, è buonissimo, non è né un pupa né tutti quell'altri. Salve! Va bene, dai, allora vi faccio un saluto stasera quando esco e forza Camilla, anche se sto stanca per... Allora, io sono tornata adesso e sono le 1 praticamente. Spero che, da quanto mi hanno detto, che dovrebbe essere soltanto il fine settimana così, perché poi durante la settimana dovrebbero essere meno ore, anche perché oggi se ne è fatte qua, ma quasi più di 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7, 4, 7, 8, 9, 10, 11, cioè 12 ore, ma stiamo scherzando, davvero, anche perché per 12 ore mi aspetto, vero? È un lavoro così, ecco, è diverso dai lavori che facevo io, però comunque ora mi fa una bella doccia e vo a letto dritta a buon fuso, perché sto tutta sudata, fuori è freddo, ho portato Ugo e mamma mia, devo cominciare a portare il burro cacao, ce l'avevo, l'ho perso, non so dov'è, perché mi si stanno spaccando le labbra. Quindi io vi dico buonanotte. E come primo giorno va bene, poi fai ginnastica alla grande, sì, la palestra, ciao. Allora io e Ugo vi salutiamo.